Non esiste un piatto più cremoso e buono. La pasta alla boscaiola è perfetta in autunno. È molto semplice e piace sempre a tutti. Facciamola insieme. Prendi un trancio di pancetta affumicata, ma se vuoi va bene anche la pancetta classica, e taglialo a cubetti piccoli. Poi mettili all'interno di una padella in alluminio e falli sudare dolcemente. E poi una curiosità, visto che per questa ricetta ci sono veramente tante varianti, tu come la preferisci? Con la pancetta o con la salsiccia? Nel mentre prendi una cipolla e tritala finemente, quindi inseriscila in padella con la pancetta, dovrà imbiondirsi. Arrivati a questo punto, prendi i funghi che preferisci. Qui veramente ti puoi sbizzarrire. Puoi utilizzare gli champignon, i cardoncelli oppure dei fantastici porcini. Ma se hai a disposizione solo quelli secchi, tranquillo, andranno bene lo stesso. Io però in questo caso ho scelto quelli freschi e in tre varietà: i finferli, i cardoncelli e i pleurotus, che vengono comunemente chiamati orecchioni, oppure con un nome un po' più esotico, hiratake. Mondali tutti per bene, eliminando la terra con un panno inumidito leggermente. E non lavarli sotto l'acqua, mi raccomando. Poi tagliali a pezzetti, non troppo piccoli, in modo da sentire poi la loro consistenza. Aggiungili alla padella, regola di sale e pepe e falli saltare qualche minuto per farli insaporire. Dopodiché, quando si saranno insaporiti per bene, inserisci tutta la passata di pomodoro e lascia cuocere all'incirca per 10 minuti. Io aggiungo la passata, ma esiste anche un'altra versione bianca dove non si mette il pomodoro, quindi sta a te, scegli quello che ti piace. Infine, non ti resta che versare la panna e continuare la cottura per altri 10 minuti. In questo modo la panna creerà una cremina magnifica. E adesso non ti resta solo che buttare le penne in acqua bollente leggermente salata. Io ho scelto le penne perché secondo me ci stanno molto bene. Invece tu che formato avresti utilizzato? Dimmelo qui sotto nei commenti. Quindi aspetta il loro tempo di cottura e scolale al dente all'interno del sugo. Accendi il fuoco, mescola le penne e spolvera con del prezzemolo tritato finemente, che per me per questa ricetta è essenziale. Mescola ancora, spegni il fuoco ed infine manteca con del buon parmigiano reggiano. Guarda che cremosità! Adesso impiatta e prova subito la pasta alla boscaiola. Per uno a cui piacciono le ricette con i funghi come me, questa pasta è veramente buona. Oltretutto è veramente semplice da fare, quindi non ti resta che provarla e stupire i tuoi ospiti. Prova a farla e poi dimmi come ti è venuta.